Pareggio d'oro per il Taranto che grazie allo 0-0 maturato sul green dello Iacovone conquista il passaggio al secondo turno dei playoff. Capuano sceglie l'attacco pesante piazzando Simeri al centro con Canutè e Bifulco sugli esterni nella tina, spazio a Vona e Crecco con Mastroianni terminale offensivo. Il primo squillo è di Marca Ioni che giunge dopo 9 giri di lancetta quando Bifulco sul limite si libera al tiro e spara a rete trovando l'opposizione della retroguardia nerazzurra. Sulla ribattuta ci prova Calvano, ma il finisce sul fondo. La pressione degli ospiti cresce dal 43esimo. I nerazzurri reclamano un calcio di rigore, nonostante un intervento tutto sommato pulito di Vannucchi su Paganini per il signor Caldera. Infatti, è tutto regolare. Nella ripresa, Capuano lascia negli spogliatoi Bifulco e Riggio, lanciando in campo Ladinetti e Baglietti. Ma nonostante i cambi, l'inerzia della gara sembra continuare ad essere nei piedi degli ospiti. Con il passare dei minuti, Latina spinge sull'acceleratore dall'83esimo. Serve un provvidenziale Vannucchi sul colpo di testa di Mastroianni che ha lasciato tutto solo nel cuore dell'aria, non morde il Taranto. Gli ultimi minuti servono ai rossoblu per consolidare il pareggio e dalla Latina per provare gli ultimi assalti, che però non sortiscono gli effetti sperati da Fontana. Passa il Taranto che nel prossimo turno incontrerà il Picerno.